Trasferimento provvisorio a Como per il pubblico ministero di Varese, Agostino Abate. È quanto stabilito dal CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, in attesa di verificare nel merito i rilievi nei confronti del PM. Abate, tra gli altri casi, si è occupato del procedimento sulla morte di Giuseppe Uva, deceduto nel 2008 dopo aver trascorso la notte nella caserma dei Carabinieri di Varese. Pur ritenendo non giusta tale decisione verso la quale eserciterò i diritti previsti, ha spiegato il magistrato, ho il dovere di rispettarla. Aveva già messo a segno un colpo ai danni di Manigeriana, il 23enne arrestato lo scorso 2 novembre dai carabinieri di Mozzate per aver tentato di rapinare una prostituta a Lomazzo sulla Nove Tratese. Dopo l'arresto, i carabinieri hanno trovato il giovane in possesso di un cacciavite e di una pistola a giocattolo, elemento quest'ultimo che ha permesso ai militari di collegare il ragazzo con la rapina avvenuta il 1 novembre a Mariano Comense ai danni di una nigeriana alla quale era stata portata via la borsa con soldi ed effetti personali. Il 23enne è stato denunciato per rapina. Intervento del soccorso alpino ieri in Valmasino, in provincia di Sondrio, per salvare una coppia di comaschi. I due stavano scendendo dal rifugio a Ponti quando hanno perso il sentiero e si sono ritrovati senza punti di riferimento per proseguire. La coppia ha quindi allertato il 112. Grazie alle informazioni ricevute, i tecnici della stazione di competenza del soccorso alpino sono riusciti a localizzarli. I due sono stati raggiunti dall'elicottero e riportati a valle, entrambi illesi. Nuovo comandante per la compagnia di Como dei Carabinieri al posto del tenente colonnello Federico Ninni, che dopo circa 4 anni sull'aereo passa al comando del reparto operativo Carabinieri di Varese. In piazzale Duca d'Aosta da oggi è in servizio il capitano Francesco Donvito, in arrivo dalla compagnia calabrese di Bianco.